Ad Antalya, in Turchia, la festa per l'impresa contro Milano. A Conegliano la gioia per la Champions League. La coppa che suggella il titolo europeo è nella marca trevigiana. La Antonio Carraro in Moco Volley ha chiuso la stagione vincendo tutto, dulcis in fundo, il trofeo più ambito. Tra i selfie dei tifosi, il coach Daniele Santarelli e il presidente Piero Garbellotto celebrano il grande slam. La Champions è un'emozione unica, sì. Abbiamo, credo, fatto una stagione esemplare, culminata nel giusto modo. Un gruppo di ragazze straordinarie, una società fantastica. Credo che sia stato un anno quasi perfetto per noi, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Una grandissima gioia, questa città se lo meritava, abbiamo portato il nome di Conegliano in cima all'Europa, in cima all'Italia, siamo campioni d'Italia, campioni d'Europa, la Champions era sfuggita negli ultimi anni e siamo riusciti ad agguantarla ad Antalya in Turchia contro una Milano mai doma, quindi un'immensa soddisfazione non solamente per me e per tutte le atlete ma anche per tutti gli sponsor che ci sostengono e per tutti i nostri tifosi. Federica Squarcini, centrale, racconta la spinta che ha dato al gruppo delle Pantere la carica per vincere la seconda Champions della Prosecco Doc Conegliano. L'anno scorso abbiamo fatto 4 su 5, ci mancava proprio la Champions, quest'anno era un nostro obiettivo e secondo me si è visto proprio il gruppo che si è formato anche dall'anno scorso ed è stata una spinta in più che ci ha aiutato a non mollare nei momenti di difficoltà, quindi si è vista che non abbiamo mai mollato e ci siamo portati a casa tutto perché ce lo meritiamo per tutto quello che facciamo e soprattutto per il gruppo che siamo.